cominciare questo convegno e per prima cosa cedo la parola al prorettore della didattica Elda Morlicchio, che ringrazio veramente di cuore per essere venuta di persona ad aprire i nostri lavori. Grazie a te Maria per l'invito, io ovviamente sono qui a fare anche il saluto del rettore Ida Di Canoni che purtroppo aveva altri impegni e quindi non può essere qui presente ad aprire il convegno e al tempo stesso a festeggiare una collega che è stata, come dire, una colonna di quello che all'epoca era l'Istituto Orientale per lunghissimo tempo. Devo anche dire che avevamo pensato ad una sede al Salotto Buono, alla sede di Palazzo Duminil per questa occasione, ma era stato già impegnato da tempo per questa data. Però forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché mi sembra che la sala nella quale invece ci troviamo oggi, che è l'aula intitolata al professor Ferrara, sia forse il posto più bello per riunire l'anglistica dell'orientale e anche per saper vedere qui riuniti colleghi, amici dell'anglistica che all'orientale hanno lavorato, si sono allontanati, ma hanno sempre avuto poi rapporti e contatti proficui di collaborazione e di amicizia anche, come dimostra la sala piena di oggi pomeriggio, che infatti appunto è un'inaugurazione di convegno, ma era anche una festa di famiglia, un rivedersi, e quindi è una bella atmosfera. E quindi penso che appunto sia importante in questa sala che si chiama appunto Aula Fernando Ferrara e a Palazzo Giusto, dove nel passato appunto era questo il piano dell'anglistica, anche per chi come me non frequentava l'orientale ma Federico II sapeva che questo era il piano dell'anglistica, quindi penso che sia il punto, la sede più bella per aprire questo convegno. Laura, dare un profilo di Laura De Michele è difficile in pochissimi minuti, e molti di voi la conoscono perché hanno condiviso con lei una parte della loro carriera scientifica e accademica, e quindi sarebbe superfluo raccontare a chi la conosce meglio di me quali sono le sue numerose iniziative, e probabilmente molti degli studenti qui presenti sanno anche, la conosceranno indirettamente attraverso magari copertine di volumi che hanno avuto occasione di consultare attraverso la partecipazione eventualmente a convegni. Ma vedo molte facce giovani, per cui forse due rapidi accenni a quello che è il profilo di Laura vorrei farvi, anche perché mi sembra che questi sono quegli esempi positivi che vanno, come dire, presentati ai giovani perché vengano prese come modello. Ha cominciato la sua carriera all'Università degli Studi dell'Aquila e poi si è trasferita a quello che all'epoca si chiamava l'Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1970. Sono gli anni dell'immediato post-68, quindi anni importanti anche per quello che riguardava la costituzione dei nuovi ordinamenti universitari del periodo post-68, ed è rimasta all'orientale qui fino al 1998, per poi tornare alla sua alma mater, appunto all'Università dell'Aquila, dove ha insegnato letteratura, cultura e lingua inglese fino praticamente a pochissimi mesi fa, vivendo poi anche questo momento doloroso che noi tutti quanti abbiamo condiviso e che ci terrei a ricordare qui del terremoto. So che è stata da poco riaperta la nuova sede della Facoltà di Lettere e Filosofia all'Aquila, e questo la vedo come un segnale positivo di speranza per il futuro di questa bella città e in generale di tutta la terra abruzzese. Si è formata appunto al magistero di Fernando Ferrara, quindi appunto come ricordavo all'inizio, e la cosa importante è che ha unito sempre un'intensa attività di ricerca ad un'attività didattica che avesse anche delle ricadute pratiche, per cui in pratica lei ha molto contribuito anche a sperimentare apparati e supporti didattici audio visivi. Sono cose che forse per i giovani oggi sono banali, ma negli anni 70 impegnarsi in questo campo significava veramente essere dei pionieri, no? Quindi erano veramente delle sfide sul piano anche proprio metodologico e intellettuale. Questo è un po' la cifra che ha accompagnato tutta la carriera di Laura, che si è sempre mossa fra
attività di ricerca, come dire, seria, occupandosi di Shakespeare, su temi, come dire, grossi, impegnativi, occupandomi per esempio del teatro elisabettiano, di Shakespeare, fino poi ad andare alla letteratura contemporanea, ma al tempo stesso affrontato con lo stesso rigore, con la stessa serietà, come è giusto che si faccia in contesto accademico, anche questioni di didattica, cioè di come trasmettere ai giovani questo sapere. E quindi mi piace anche ricordare le sue collaborazioni con il centro, con il CILA, con il Centro per i Laboratori Didattici Audiovisivi, che testimoniano appunto questo suo duplice impegno. I riconoscimenti che lei ha avuto, i soggiorni anche presso prestigiosi centri di ricerca e di università straniere, sono, come dire, il coronamento di questo suo impegno scientifico, che poi ha un altro aspetto positivo: lei non ha lavorato mai soltanto per se stessa, ma ha sempre creato una rete, e questo è un altro elemento importante che i giovani devono imparare a conoscere. Non è stata una persona che ha fatto ricerca nella sua torre di avorio, l'avrebbe potuto fare perché veniva accolta dagli istituti più prestigiosi all'estero, ma lei ha cercato sempre di fare una ricerca comunicandola con gli altri e condividendola con gli altri, e quindi si è fatta promotrice e ha assunto la direzione di collane editoriali, che è impegno molto gravoso e che richiede tempo ed energia, ma che serve anche per aiutare i giovani a poter promuovere i propri lavori e le proprie ricerche. E poi si è fatta anche promotrice, ha coordinato dei progetti di ricerca interuniversitari, spesso poi anche quello orientale, quindi a conferma di questo filo che collega l'Abruzzo e la Campania. Devo dire, sono tanti personaggi della nostra cultura che sono, diciamo, legati attraverso questo filo fra Abruzzo e Campania. E poi è stata anche vicepresidente e presidente dell'Associazione Italiana di Anglistica, intorno al cavallo fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, altro questo, un incarico prestigioso che gli è stato conferito questa volta dalla comunità dei linguisti e dei letterati inglesi, che hanno riconosciuto in lei la persona che meglio poteva guidarli. Quindi da questo punto di vista io ritengo che la sua carriera, il suo profilo, io non ho mai avuto il piacere di collaborare con lei e quindi non sono in grado di poter descrivere quelli che sono i suoi meriti umani, dei quali ho sentito soltanto raccontare indirettamente dagli altri, però ho potuto apprezzare attraverso appunto quello che ho letto e quello che so del suo lavoro scientifico, questo profilo di accademica che a mio avviso deve rappresentare veramente un modello non soltanto per il rigore scientifico, ma anche proprio per gli aspetti organizzativi ed umani. E il convegno quindi non a caso si ispira ad un progetto di ricerca che è stato appunto da lei ideato, che è Parole e culture in movimento, la città e le tecnologie mobili della comunicazione, dove c'è questa interazione fra tecnologie, infatti anche, diciamo, l'immagine che avete scelto è un'immagine che parla da sola, ed è un convegno nel quale appunto verranno affrontate tematiche legate alla letteratura e alla cultura, visto in un contesto qual è quello della città e della tecnologia, due contesti importanti, e in ambienti come il nostro, come Napoli, questo mi sembra una tematica molto, molto importante. Tra l'altro, permettetemi di dire che sul Times, o non so quale quotidiano inglese, abbiamo avuto, perché questa penso che sia la galleria di un tubo della, diciamo, della metropolitana, come dici? Sì, questo poi magari lo spiegherà meglio Maria, però comunque quello che mi ha colpito molto è che a me ha dato l'idea un po' di un tunnel che ci porta verso altri spazi, verso un tunnel della mente, cioè questo è quello che mi ha evocato la visione di queste. Esatto, sì, sì. L'immaginario urbano sicuramente, sì, sì. Contemporaneo, però che si proietta verso, infatti, verso una dimensione, diciamo, univica. Sì, perché non si sa dove va, dove porta, questo potrebbe portare verso l'universo, potrebbe portare semplicemente alla stazione metropolitana, vedendolo così, francamente è questa la doppia idea che ti dà, cioè di una persona che cammina verso l'infinito, ma che potrebbe anche camminare in una di queste. La cosa che a me è colpito di più è l'immaginario
un'idea di movimento, anche se il soggetto però è fermo e anzi sta venendo avanti, quindi non è in una posizione, diciamo, infatti che appunto che era appunto a terra, infatti. Mi veniva in mente perché appunto insomma è una bella immagine perché io l'ho vista come un simbolo appunto anche della città e della e una città come Napoli che appunto ha avuto il merito di essere messa fra le città che hanno le stazioni della metropolitana più belle. I treni non ci sono nelle nostre stazioni, però la stazione è stata, quella di Via Toledo è stata dichiarata la più bella del mondo da una classifica pubblicata su un quotidiano inglese. Io con questo chiuderei e ancora una, sono sicura, visto che il programma è molto fitto e quindi non voglio rubare altro tempo, vedo che ci sono moltissimi interventi che spaziano su diverse tematiche molto interessanti e sono sicura che da queste due giornate verranno fuori numerosi ulteriori scambi o spunti per approfondimenti e eventualmente appunto anche nuovi stimoli per nuovi progetti di ricerca. Buon lavoro e grazie a tutti gli intervenuti.